Lui è Fabio Cicala, arrivato dall'Italia per fare l'artista di strada a Londra. Il suo scopo è regalare emozioni alla gente. Andiamo a conoscerlo. Siamo a Tower Hill, nella parte est della città, la parte più antica di London, famosa per il Tower of London, la statua di Traiano e il Tower Bridge. Ed è proprio qui che incontriamo il nostro artista Fabio Cicala. Sono nato a Traiano, che come sapete è la città dove è stata unificata l'Italia nel 1860. Ho sempre amato musicisti come Jimi Hendrix, musicisti come Pink Floyd, come The Doors. E una cosa interessante di questi musicisti è che loro utilizzano un'accordatura a 432 Hz al minuto. Anticamente Mozart e tutti i grandi del passato utilizzavano i 432 perché è un numero di vibrazioni molto benefico per il corpo, che all'epoca la percezione uditiva poteva cogliere tutte le sfumature di una nota. E tra l'altro ho scoperto che la mia data di nascita, che è 4/3/1982, viene scomposta in numeri primi e da proprio i 4/32, quindi mi sento maggiormente motivato ad utilizzare questo tipo di accordatura. Fortunatamente condivido lo stesso giorno di nascita con molti musicisti italiani come Dalla, come Tozzi e come Antonio Vivaldi. Come per ogni artista, c'è sempre un momento in cui scatta qualcosa e unisce l'animo umano all'arte. Quale sarà quello che ha fatto scattare il nostro Fabio? Io ho iniziato a fare arte, a interessarmi di arte quando ero piccolo, quando ero molto piccolo, perché ho avuto dei problemi di salute che mi hanno costretto a stare a casa oppure in ospedale. Però durante quel periodo trovavo molta soddisfazione nel guardare cartoni animati, soprattutto gli anime giapponesi come la Mu, come i cartoni animati di Robot e alcuni cartoni animati americani come Transformers. Feci l'animatore nei villaggi turistici in Italia e in Egitto. A un certo punto, come sapete, c'è stata la crisi finanziaria e quindi mi sono trovato al bivio nel dover scegliere se fare l'artista squattrinato oppure se fare altri tipi di lavori. Cammino per strada e penso, però sarebbe bello fare il musicista, fare qualcosa. Vedo un ristorante, vedo un'insegna che dice looking for solo guitarist. Allora penso, ma quasi quasi provo. E quella sera gli suonai questa canzone. What's the bar family was happening? 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 Why should you wanna know? Don't you mind about the future? Don't you try to think ahead? Save tomorrow for tomorrow. Think about today, step. Fare l'artista di strada può dare grandi soddisfazioni, come molte delusioni. Chissà cosa da raccontarci il nostro street artist. Sono nelle metropolitane di Londra e sono anche nelle piazze e nei mercati quando c'è qualche bellissimo evento. Mi piace fare l'artista di strada perché sono a contatto con le persone, è quasi l'unico modo a Londra per poter guardare le persone negli occhi, perché questa è una città che va molto veloce e a volte il contatto fra le persone non è proprio quello che cercano. Quando si fa l'artista di strada non lo si fa per soldi, ma lo si fa perché si vuole donare qualcosa, si vuole donare una canzone, si vuole farli felici, ci si preoccupa di come rendere la loro giornata migliore, di come renderli felici con poco. Dal punto di vista finanziario non è proprio soddisfacente, perché si può passare dai 50 centesimi ai 120 sterline, però sono dei picchi che si toccano soprattutto sotto le feste di Natale, le feste di Pasqua.
Le performance sono i momenti più attesi dagli artisti, sono quegli attimi che fanno scattare la scintilla dell'arte e divampare il fuoco dentro di loro. Vediamo un po' come se la cava il nostro Fabio Cicala. Io sono pazzo, e voglio essere chi voglia uscire fuori da casa mia. Io sono pazzo. C'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo. Io sono pazza e oggi voglio parlare. Io sono pazza. Si indossa nervatura, mette a tutto un bacio. Io sono pazza. E il buio in masaniello, poi nero non sia più bello. E non sono diplomato, sono pure diplomato. E la faccia nera l'ho dipinta per essere diplomato. Ma se ne è cresciuto, ma se ne è tornato. Io sono pazza. Non ci scassato, grazie. Thank you very much.